Droidcon è nato sostanzialmente come una scommessa 6 anni fa, nel senso che abbiamo avuto l'occasione di entrare in contatto con gli organizzatori di questo format. In Germania al tempo non c'era ancora un'edizione italiana e loro stavano cercando qualcuno che fosse interessato a portarla avanti e cercavano una software house, non volevano qualcuno che fosse una società di organizzazione eventi, perché volevano che l'evento mantenesse un cuore tecnologico come è nato effettivamente da una software house, continuasse quindi a essere questo tipo di evento e questo tipo di approccio. Noi all'epoca non avevamo la minima idea di come organizzare un evento di questo genere. Abbiamo deciso di raccogliere questa scommessa. All'inizio abbiamo fissato una data, abbiamo aperto la possibilità di acquistare i biglietti e dopo un po' la gente ha cominciato a comprarli. E quando sono stati comprati i primi biglietti ci siamo accorti che l'avremmo dovuto poi fare davvero questo evento, no? È stato un po' una sorta di shock perché finalmente si stava concretizzando la cosa. Quindi ci siamo tirati sulle maniche, ci siamo inventati Event Organizer e abbiamo costruito da zero questa community in Italia. Ci abbiamo creduto dall'inizio e siamo riusciti a creare un primo evento con discreto successo. E questo successo ci ha poi dato ovviamente la spinta per continuare, ci ha fatto capire che eravamo sulla strada giusta e che questo evento funzionava, ci dava indietro sicuramente delle positività dal punto di vista del business e non solo, no? Creava anche una ricaduta sul territorio, cioè la nostra città diventava protagonista, diventava il centro del mondo Android, della tecnologia di Google per 2 giorni e questa cosa veniva comunicata, veniva utilizzata dalle altre aziende sul territorio, cominciava a essere il seme di quello che poi è diventato Droidcon oggi. Oggi Droidcon è un evento che porta più di 1.000 persone da tutto il mondo in queste 2 giornate più l'hackathon, quindi in 4 giorni sostanzialmente di evento, a confrontarsi, a portare idee, portare innovazione, portare contenuti tecnologici di altissimo livello, persone che arrivano dall'altro lato del mondo apposta per essere qui o sul palco o ad ascoltare e poi comunque tutti insieme a confrontarsi, a parlare, a creare poi quel substrato appunto di network e di community che è quello che poi muove questo evento, no? Perché a differenza di altri eventi simili, dietro a Droidcon c'è veramente una comunità internazionale di appassionati, persone che fanno questo mestiere, fanno lo sviluppatore, ma lo fanno con la passione che è necessaria per avere successo in quest'ambito e che hanno voglia di condividere, questo è l'altro aspetto fondamentale di Droidcon. Si tratta di mettere a disposizione le proprie competenze perché gli altri faranno altrettanto e tutti ne avranno poi alla fine un vantaggio.